I consiglieri del PD Silvio Paolucci e Antonio Blasioli tornano sulla bonifica di Bussi, in particolare delle aree ex 2A e 2B. Procedura lontana e un brusco rallentamento, dicono. Scenari da brivido per la bonifica, tempi lunghi e spese a carico della regione. Perché interrompere la bonifica che stava per iniziare a carico del soggetto inquinatore, si chiedono. Perché quello che non ci hanno detto fino ad oggi è che c'è stata una riunione il 25 di giugno presso il Ministero della Transizione Ecologica ed il percorso è ancora lungo, tortuoso, difficile e molto dispendioso per le casse, paradossalmente, non del Ministero ma della Regione Abruzzo. Questo perché il progetto di Decdeme dovrà essere sottoposto al vaglio di un organismo di valutazione, perché lo prevede la legge, per i quali sono stati già stanziati 188.000 euro che vanno presi proprio nei fondi della legge per il terremoto, che erano per la reindustrializzazione di Bussi. E poi perché non sono state superate tutte le criticità di quel famoso parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e poi perché c'è un parallelismo che adesso è possibile fare tra i due progetti di bonifica, quello di Decdeme e quello del soggetto inquinatore. Perché la preoccupazione dunque dei due consiglieri? Perché intanto stava per partire la bonifica di Edison, cioè del soggetto che aveva realmente inquinato le 2A e le 2B. E le 2A e le 2B sono una parte di tutto questo SIN, una piccola parte, importante ma piccola. Bene, Edison per la rimozione di 133.000 metri cubi chiede 45 milioni e 800.000 euro. Chiede, in realtà lo stanzia perché è il soggetto inquinatore. Decdeme, cioè la società che ha vinto anche in base alla sentenza del Consiglio di Stato, per la rimozione di 255.000 metri cubi, cioè il doppio di quello che rimuoverebbe nella prima fase Edison, perché poi c'è anche una seconda fase, chiede invece 33 milioni di euro, quindi la metà dei soldi per la rimozione del doppio del materiale. C'è qualcosa che quindi assolutamente non va. Ma c'è un altro aspetto, se mai dovesse superare la valutazione di questo organismo societario che va scelto su gara europea, Decdeme chiederà il 90% dell'appalto a misura, cioè in base a quello che troverà sotto la rimozione di questi 255 metri cubi, dovrà rimuovere tutto il terreno che troverà. Questa rimozione a misura sarà a carico della Regione Abruzzo. Per questo i due consiglieri si appellano al presidente Marsiglio affinché possa intercedere presso il Ministero.